Buon pomeriggio a tutti. Siamo due studenti della classe quinta L dell'Istituto Blaise Pascal di Reggio Emilia. Il 4 dicembre del 2019 abbiamo partecipato ad una conferenza al Teatro Ariosto in occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Nilde Iotti, nostra illustre concittadina. Nilde Iotti è stata una grande figura politica, prima donna a diventare presidente della Camera dei Deputati. Qualche mese dopo abbiamo partecipato ad un webinar promosso dal Comune, nel quale, dove venivano approfonditi temi riguardo la vita di Nilde Iotti, grazie alla presenza di due importanti figure, la giurista Marta Cartabia e il presidente Luciano Violante. Grazie al supporto dei nostri insegnanti, abbiamo deciso quindi di partecipare ad un concorso che richiedeva la consegna di un elaborato finale riguardante appunto i temi, sulla vita di Nilde Iotti, perché crediamo che sia molto importante. Guardare e ascoltare la storia di Nilde Iotti, appunto, che è stata una donna che è riuscita a diventare prima presidente della Camera dei Deputati, facendosi strada fra tanti ostacoli all'interno del Parlamento, fino a ricoprire appunto una delle cariche più importanti dello Stato. Per fare questo abbiamo scelto di creare un format a puntate, in tutto saranno 3 puntate, e questo format è intitolato A tu per tu con la storia. E consiste in una serie di interviste su temi inediti riguardo appunto la vita di Nilde Iotti, grazie alla presenza di importanti figure e personalità che l'hanno conosciuta da vicino. Oggi, in particolare, nella prima puntata, vorremmo affrontare 3 temi principali: Nilde Iotti e il suo rapporto con il PCI, ovvero il Partito Comunista Italiano, Nilde Iotti come presidente della Camera, e infine Nilde Iotti e le riforme costituzionali. Per sviluppare questi temi abbiamo il piacere di intervistare l'onorevole Luciano Violante, deputato della Repubblica Italiana dal 1979 fino al 2008, oltre ad essere stato presidente della Commissione Antimafia dal 1992 al 1994 e presidente della Camera dei Deputati dal 1996 al 2001, succedendo ad Irene Pivetti. È con grande onore che ho il piacere di chiamare in diretta con noi il presidente Luciano Violante. Bene, buonasera ragazzi. Buon pomeriggio, Buon Presidente. pomeriggio. Avete fatto un buon lavoro, mi pare. Ora. Mettiamoci all'opera. Grazie mille di essere qua con noi. E ne volevo approfittare anche per far entrare in diretta con noi la Preside, per appunto volgerle i saluti e ringraziarla della sua disponibilità. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Presidente. È con grande piacere che introduco questo pomeriggio che dà l'avvio a questa serie di interviste sul progetto Nilde Iotti. La ringrazio molto perché dà un'opportunità oggi ai ragazzi, innanzitutto, di ascoltarla, ma in particolare di conoscere per suo tramite la figura della nostra concittadina Nilde Iotti. Il racconto fatto ai giovani di un esempio di impegno civile e politico così alto e così responsabile, nel senso proprio del termine, è davvero una lezione importante. Ringrazio naturalmente il Comune di Reggio Emilia, sempre attento ai bisogni delle scuole, appunto anche le scuole superiori, e con cui abbiamo una collaborazione sempre molto stretta. Infine, non per ultimi, ma proprio perché sono i protagonisti del progetto, sottolineo l'impegno degli alunni della classe quinta L, che per questo progetto si sono impegnati sotto la guida dei loro docenti. E hanno impegnato tempo, lavoro e spero potranno farsi tramite a loro volta con i propri compagni di scuola di quanto stanno conoscendo e imparando. Grazie a tutti e buon lavoro. Allora, intanto ricordiamo agli spettatori e al pubblico che ci segue che è possibile interagire con noi effettuando domande dalle chat delle rispettive piattaforme, ricordando che siamo live anche su YouTube e Facebook.
Se lei è d'accordo, Presidente, noi vorremmo subito entrare un po' nel vivo dell'intervista e della protagonista Nilde Iotti, e facendo vedere un breve video che appunto ritrae una serie di immagini di Nilde Iotti durante la sua vita politica, e proprio per affrontare il primo tema, che sarà appunto Nilde Iotti e il suo rapporto con il Partito Comunista Italiano. Prego. Grazie. Grazie. Sentire nei sogni in fondo a un pianto, nei giorni di silenzio c'è un senso di te. Nilde Iotti consegue la laurea in lettere nel 1942 e alla fine della Seconda Guerra Mondiale entra nel Partito Comunista Italiano e nell'Assemblea Costituente. Volevamo chiederle come si è sviluppato negli anni il rapporto tra Nilde Iotti e il PCI e se avvenirono cambiamenti dopo la morte di Palmiro Togliatti. Beh, il rapporto non fu facile, perché il Partito Comunista, specie in quegli anni, era un partito che veniva dalla clandestinità, dalla galera, dall'esilio. Molti erano stati arrestati, torturati, qualcuno tornava dai campi di concentramento tedeschi. Insomma, era un partito maturato nella lotta e quindi era un partito prevalentemente maschilista. Il fatto di avere una donna capace, intelligente, che stava al suo posto, che però è diventata la compagna di Togliatti, il quale aveva lasciato la moglie, e tutto questo nel maschilismo e nel moralismo del partito di quell'epoca certamente non era una cosa che giocava a favore, una cosa che giocava a favore di Iotti. Naturalmente lei compensava con la sua straordinaria capacità di cogliere il senso dei problemi, di capire qual era la direzione da assumere, per cui lei si impegnò moltissimo in Parlamento per alcune questioni che riguardavano le donne, il divorzio per esempio, che era un problema specificamente femminile, allora, ma non solo femminile, così su altre leggi che riguardavano l'interruzione volontaria della gravidanza, eccetera, e leggi sulla famiglia, sul nuovo diritto di famiglia, lei fece una degli artefici del nuovo diritto di famiglia, quello che stabiliva la parità di marito e moglie all'interno della famiglia, e la pari responsabilità nei confronti dei figli. Non esiste più con quella riforma. Una volta c'era il capo famiglia, stessero le leggi, adesso non c'è il capo famiglia, insomma, marito e moglie insieme, e così via. Ecco, lei dette un contributo in tutto questo, e sempre cercando di spostare progressivamente il partito su queste posizioni, che ripeto, non erano proprie all'origine del partito. Il partito era molto legato ai diritti sociali, non ai diritti individuali, alla libertà sul posto di lavoro, ai diritti di manifestazione di opinione e di pensiero, libertà di stampa. Ecco, sui diritti più individuali faceva più fatica, perché poi la storia del comunismo internazionale, del comunismo italiano, è una storia di comunità, non di singoli. E quindi ciò che valeva all'interno della logica, della teoria politica di quell'epoca, era ciò che fa andare avanti la comunità. Poi i diritti dei singoli sì, anche, però l'importante è che i diritti sociali, per questo ragazzi, la salute, la scuola, l'istruzione, il lavoro, erano queste le grandi questioni. Quindi lei si impegnò naturalmente anche su questo all'interno del partito. E era su posizioni oggi, che allora si definivano miglioriste, cioè dopo su posizioni non estremiste ma moderate, come Giorgio Napolitano, per esempio, per farvi capire qual era il tipo di posizione. Era cioè, sempre per l'ascolto degli altri, anche nell'attività politica di partito, più volte nel comitato centrale l'ho sentita intervenire con posizioni molto nette, anche quella volta critiche nei confronti di chi era segretario del partito, che aveva un ruolo, cioè non aveva nessuna remora a tirar fuori quelli che erano i suoi punti di vista all'interno del partito. Il partito, guardate, contrariamente a quello che si pensa, il Partito Democratico è un partito dove c'era un dibattito molto franco,
Qual era la differenza rispetto a oggi? Che poi si votava e la soluzione che aveva su avuto la maggioranza era la soluzione per tutti. No, tutti si schieravano su quella linea lì. Non è che il giorno dopo ricominciava a fare la sua posizione. Quindi questo è un dato di disciplina che rendeva il dibattito importante. E quel dibattito, poi il risultato del dibattito vincolava, no? E quindi si partecipava con passione, con rigore. E Nilde Iotti partecipò sempre in questo modo. E in condizioni però di difficoltà. Voi avete chiesto anche quando venne meno Togliatti. Quando venne meno Togliatti attraversò una fase difficile, ma breve. Ripeto, poi non è che era la compagna di Togliatti, era Nilde Iotti, con la sua identità, la sua forza, il suo prestigio, la sua capacità di spostare anche consensi all'interno del partito, quindi aveva una sua personalità. Non pensate, come dire, alla signora Togliatti, non è stato questo, è stata certo. La signora Iotti, tutto e basta, anche nel partito. Come seconda domanda invece volevamo chiederle, Nilde Iotti come presidente di minoranza. Noi sappiamo che Nilde Iotti spiegò di voler essere sia presidente di maggioranza che di minoranza, come appunto aveva già affermato nel suo discorso di insediamento. E chiedo anche alla regia di mandare la frase in sovraimpressione. Ecco, tutelare in primo luogo i diritti delle minoranze, ma anche il diritto dovere della maggioranza di legiferare. Ma secondo lei cosa ha significato per la Iotti essere presidente di minoranza? Ma guardi, essere presidente di minoranza vuol dire che, come vi ho accennato quando ci siamo sentiti la scorsa volta, nella conversazione anche con Marta Cattabia, essere presidente di minoranza vuol dire che hai due cani da guardia, non solo uno, è quello del tuo partito, che ritiene che tu per conquistare consensi ti sposti sugli interessi degli altri, della controparte. Hai poi il cane da guardia della maggioranza che guarda che tu non tuteli troppo gli interessi della tua parte politica, quindi come dire, hai due controllori, ecco, no? E lei riuscì, quindi non è facilissimo. Tenga presente che lei è stata la più lunga presidente, è stata per 3 legislature presidente della Camera, quindi sì. Molto a lungo, e devo dire con i momenti particolarmente difficili, praticamente tutti. E non, nessuno l'ha mai accusata di partigianeria. C'è stato solo un momento di scontro, anche con Berlinguer, abbastanza netto, quando, non so se avete studiato a scuola, ci fu un referendum sulla scala mobile. In sostanza era accaduto questo, non so se posso spiegarvi rapidamente di che si tratta. Certo, certo, sì. Prego. Le retribuzioni avevano periodicamente un adeguamento al costo della vita. Si chiamava scala mobile, nel senso che la retribuzione era mobile, se aumentava il costo della vita aumentavano le retribuzioni, era questo il meccanismo. Naturalmente questo meccanismo produceva inflazione, perché non è che aumentava il potere d'acquisto, aumentava per qualche giorno e dopo salivano anche i prezzi, quindi era una spirale inflattiva. E Craxi, presidente del Consiglio, propose di tagliare alcuni punti della scala media, ma con compensazioni che riguardavano anche i canoni di locazione e altre cose di questo genere, cioè non è che si poteva e basta, c'era una compensazione. Però la cosa fu vista malissimo dal gruppo dirigente del Partito Comunista allora, perché era sostanzialmente una soluzione che riguardava il mondo del lavoro presa senza consultare né il PC né la CGIL. Fino a quel momento non c'era soluzione come impegno legge di carattere sociale che non passava attraverso o il consenso o la non opposizione di PC e CGIL. Quella fu la prima volta in cui Craxi pose con forza l'idea del dato di rottura. E questo naturalmente creò dei problemi che potete immaginare, no? Devo dirvi che Lama, che allora era segretario della CGIL, non era così contrario al taglio della scala mobile. Naturalmente anche lui, disciplina di partito, stava a quello che aveva deciso la maggioranza. Nilde Iotti, anche lei non era contraria, ma disciplina di partito stava con la maggioranza. A un certo punto venne fuori un ostruzionismo molto pesante del PC su questa sul taglio dei punti della scala mobile, e lei trovò una soluzione che rispondeva alla frase che voi avete indicato adesso, no? Cioè l'opposizione ha diritto di opporsi, ma la maggioranza ha diritto di legiferare.
Quindi l'opposizione non può impedire la maggioranza di legiferare, perché altrimenti si rovescia il paradigma democratico, che è quello per cui le forze che hanno avuto la maggioranza del voto devono avere la possibilità di decidere, no? Questo è il meccanismo. Ecco, lì lei fu messa sotto accusa, sia pure indirettamente, dal gruppo dirigente del Partito Comunista, che era favorevole alla linea che teneva Berlinguer, che era la linea nettamente contraria a quel tipo di referendum. Quindi quello fu. Ecco lì, lei appunto si misurò in uno scontro anche con il suo partito, con il gruppo dirigente del suo partito. E quindi la cosa certamente non fu facile. Lei peraltro poi propose anche un meccanismo che tuttora vige, che si chiama Ludoiotti, che è un meccanismo per cui che cosa succede quando il governo mette la fiducia. Quando il governo mette la fiducia, l'effetto della fiducia è che cadono tutti gli emendamenti posti a provvedimento, no? E quindi l'opposizione praticamente non ha più strumenti. Ecco, Iotti trovò un equilibrio complessivo tra gli interessi, nel senso che l'opposizione comunque poteva illustrare i propri emendamenti da propria posizione, ma alla fine bisognava decidere, no? Si diceva che so, tu hai i tuoi giorni, ma il terzo giorno bisogna votare. Questa soluzione è tuttora in vigore, quindi vi dice che era un punto di equilibrio particolarmente importante, che per tutti se ne sono avvantaggiati, e consentiva all'opposizione di fare l'opposizione, ma alla maggioranza di decidere. Questo era il meccanismo. E questa è stata comunque sempre la sua linea in tutti quanti gli anni in cui è stata presidente della Camera. Non l'ho vista mai perdere il controllo dell'aula. Guardi, l'aula, un presidente del Consiglio mi diceva, io quando entro nell'aula ho paura, perché avete presente come è stata l'aula di Montecitorio, no? Ecco, quando sei al banco del governo, tu sei un po' sotto questo semicerchio, no, che ti sta sopra. E quindi, francamente, i momenti di tensione, magari non governati da chi presiede in quel momento l'aula, può essere una situazione difficile. Ecco, non ho visto negli altri mai perdere la pazienza o perdere la capacità di governo, la pazienza una volta l'ha persa, ma mai la capacità di governo dell'aula, di tenere l'aula dentro le sue. Lui fu anche aggredita, fu oggetto di alcuni deputati del Partito Radicale, che addirittura salirono sui banchi, scagliarono contro i regolamenti, eccetera. Quindi facendo questo, ma lei non si scompose mai, francamente, fu sempre molto precisa, rigorosa, e devo dire aveva la stima di tutti. Aveva esatto. Poi un suo. Adesso volevamo. Scusi. No, perché adesso volevamo proprio parlare del tema di Nilde Iotti come presidente della Camera. Infatti era un nostro tema, proprio perché Nilde Iotti molti l'hanno tratteggiata come dura, ma comunque molto educata, una persona molto e anche molto apprezzata comunque all'interno. Io ad esempio anche altre persone che noi abbiamo sentito, abbiamo chiesto, anche i genitori comunque la consideravano tutti una persona molto gentile, educata, era molto conosciuta. Quindi sì. Ah, guardi, non è che fosse dura, era rigorosa. Giustamente, sì. Giustamente rigorosa. Come è giusto che sia anche. È giusto che sia, chi dirige deve essere rigoroso. E ora appunto per introdurre il secondo tema volevamo sempre fare vedere un video a lei e ai nostri spettatori che riguarda appunto la sua prima nomina nel 1979 a presidente della Camera e anche un breve tratto del suo discorso di insediamento. Presenti e votanti 615, hanno ottenuto voti. Iotti 433, proclamo eletto presidente della Camera l'onorevole Leonilde Iotti, che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea. Onorevoli colleghi, con emozione profonda vi ringrazio per avermi chiamato col vostro voto e con la vostra fiducia a questo compito così ricco di responsabilità e di prestigio. Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia
a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato? Nilde Iotti, tra le altre cose, si definiva imparziale ma non neutrale. Ci può spiegare meglio questa frase che, se riferita a una carica così alta dello Stato, può risultare contraddittoria? No, l'ho sostenuto anch'io quando sono stato Presidente della Camera. La neutralità non esiste, guardate. Ognuno di noi, le sue posizioni, i suoi orientamenti, preferisce una soluzione piuttosto che un'altra. Quindi dire io sono neutrale vuol dire o che non è un pensiero nella testa o che sono ipocrita. Altro di imparzialità è un'altra cosa. Tu nelle tue decisioni non devi favorire nessuno. Devi applicare le regole cercando di compensare interessi e diritti di tutti. Questo vuol dire essere imparziale. Ma questo, sei imparziale, ma non è che non puoi fare il tifo per una soluzione, no? Puoi sperare che passi una soluzione, però non devi far nulla che favorisca quella soluzione piuttosto che un'altra, non so se è chiaro. La imparzialità vuol dire che gestire le tue funzioni senza favorire in modo, come dire, anomalo, improprio, una parte rispetto a un'altra. Poi hai le tue idee, le tue posizioni, ma per dire, qualche presidente della Camera si è, come dire, ha ritirato la sua iscrizione al gruppo di appartenenza, iscrivendo sul gruppo misto per sancire una rottura. Io non l'ho fatto, né degli otti neanche, non c'è bisogno. Se sei imparziale, sei imparziale, punto e basta. Non è che anche se rimetti la tessera da un'altra parte sei diverso. Quello è un pezzo di carta, insomma. Il problema è che tu dentro devi essere onesto con te stesso e con gli altri, quindi imparziale. Poi hai le tue idee. Ok. Come ha detto prima, all'interno della Camera, anche durante la presidenza di Iotti, ci furono momenti burrascosi. Ci può spiegare meglio come Nilde Iotti li affrontò e cosa succede dopo? Guardi, ci sono vari modi per affrontare i momenti burrascosi, come dice in un'assemblea. Tenga presente che i deputati sinora sono, la prossima volta saranno 400, sono 630, sostanzialmente 550, per esempio, perché sente nei momenti di tensione, anche 600 a volte, no? E se hai 600 persone nella stessa stanza, nella stessa aula, che combattono e dibattono tra di loro, lei comprende che la situazione non è semplice, no? Come si smontano queste cose? Si smontano in vari modi. La prima è non farsi trascinare dalla tensione, assolutamente. Qualche volta può essere sufficiente una battuta per spegnere la tensione, e quindi quella è una via che va ricercata, spegnere la tensione. E lei era bravissima in questo, soprattutto non si scomponeva, ecco. La sua, anche perché quando era forte oggetto di molte provocazioni da parte di parlamentari, soprattutto radicali, devo dire, non altri allora, anche provocazioni volgari, violente, ma lei non si scomponeva. E questa è la cosa fondamentale, non devi sentirti colpita da quello che si dice, non so se è chiaro. Se tu ti senti colpita da quello che si dice, diventi parte del conflitto. Il presidente non deve essere mai parte del conflitto. Ma questo vale per chiunque dica, persino l'insegnante che è in classe, no? Se c'è un conflitto tra ragazzi, tra studenti, studentesse, eccetera, lui deve essere una parte del conflitto, mai, perché altrimenti non governa più l'aula, così capita anche nell'assemblea, no? Non devi mai diventare parte del conflitto. E lei non è mai diventata parte del conflitto. Questa è stata la sua grande, il suo grande carisma, anche, che le consentiva di fare questo. Insomma, stimata, apprezzata. Prima, quando mi avete garbatamente interrotto, vi stavo dicendo una cosa. Si diceva che Nilde Iotti porta la testa in processione, perché era molto autorevole, e quando camminava, insomma, c'era nel palazzo di Montecitorio, il presidente è sempre scortato da almeno un commesso, sempre. E aveva un'area autorevole, per cui tutti quanti facevano ala quando passava lei e così via, però nessuno l'ha presa in giro per questo. Perché appunto aveva autorevolezza, e questa autorevolezza la utilizzava quando c'era qualche scontro. E ricordo quando ci sono stati un presidente del gruppo, all'epoca io ero vicepresidente vicario del gruppo del PC, all'epoca un presidente
aveva stabilito un forte ostruzionismo, io personalmente non ero d'accordo, ma insomma, su quella questione lì, però un forte ostruzionismo, Laiotti mi mandò a chiamare veramente un commesso e mi disse: guarda, cos'è questa storia che state combinando? Dice, il presidente ha deciso l'ostruzionismo, sì, quello lo capisco, dice, ma stai attenti, dia, e mi disse il nome del presidente, che rischiate di tagliare il ramo su quale siete seduti. Cioè, questo tipo di opposizione che paralizza il Parlamento danneggia soprattutto le opposizioni. Era questo il punto, state attenti. Non avete capito che in questo modo danneggiate voi stessi, perché danneggiate l'istituzione, e in quella istituzione è l'opposizione che interessa che funzioni. Se non funziona, la maggioranza comunque trova la sua strada, e voi non avete nessuna altra strada. E questo stesso ragionamento fece, mi consta, ad una forza di opposizione durante quello, durante un ostruzionismo che faceva quell'altra forza di opposizione. Quindi lei non diventò mai parte di un conflitto parlamentare, non perse mai la calma, non perse mai la pazienza, mantenne sempre la capacità di direzione, qualche volta anche con una battuta un po' leggera per disarmare chi in quel momento protestava, contestava e così via, ed è riuscito sempre. Ma secondo lei oggi è cambiato lo stile all'interno della Camera? Sì, perché, beh, però questo è un discorso un po' lungo, non so, mi porto via tre minuti. Che è successo? Succede che quando entri nella Camera o nel Senato, avendo alle spalle un certo itinerario, sei stato consigliere comunale, consigliere regionale e così via, sai bene di che si tratta, dove vai, no? Sai il luogo, conosci più o meno le regole, i luoghi della politica. Se invece non sai questo, oggi per esempio circa la metà degli appartenenti a una forza politica che si trova alla Camera al primo impegno politico, non ha mai avuto un impegno politico prima. Quindi evidentemente, poveretto, una coppia sua, non sa dove sta. La confusione tra la scuola, la piazza, il casino di per sé, cioè, se non sai bene qual è il po', che cos'è questo luogo, perché nessuno te l'ha insegnato, tra l'altro. Tenga presente che, ecco, negli anni, questa è una cosa un po' complicata, negli anni dall'89, caduta del muro di Berlino, fino al 94, abbiamo avuto la caduta del muro di Berlino, quindi la fine del bipolarismo internazionale, Tangentopoli e processi per corruzione, la liquidazione praticamente di tutti i partiti politici, due stragi, la strage di Capaci e quella di Mario D'Amelio, Falcone scorta, Borsellino scorta, e Berlusconi che ha cambiato completamente la geografia politica. Ora voi capite, ragazzi che votano per la prima volta, la maggior parte dei parlamentari deputati hanno votato la prima volta dopo la caduta del muro di Berlino, e ti trovi con questa catastrofe, no? Processi a politici, governi i cui ministri si devono dimettere di giorno in giorno perché hanno avuto l'avviso di garanzia, e poi l'arresto, e poi i processi, e poi le stragi, e insomma tutto quello, e poi i partiti che cambiano, spariscono, scompaiono. Ecco, qui cosa è accaduto? È accaduto che quei partiti, come dicevo in un'intervista che ho fatto ieri a un giornale, un partito, quei partiti sono morti senza fare testamento. Non so se mi spiego. Non hanno stabilito qual era il lascito. E chi è venuto dopo non erano eredi, erano pure semplici successori, cioè non hanno potuto incamerare nulla di valori, di comportamenti, di regole, di principi, perché quelli si sono dimenticati di fare questa operazione di passaggio. Il partito è un continuo ponte tra le generazioni, il partito, no? Prende da una generazione e li porta alla generazione successiva e così via. E si preoccupa che la generazione successiva assuma quei valori e quei comportamenti. Questo non è avvenuto, c'è stata una rottura, e quindi non è colpa di chi oggi magari tiene comportamenti impropri perché non ha capito bene qual è la regola dell'istituzione e così via, e di chi non gli ha fornito gli strumenti. Se uno entra in classe da voi, non sa bene cos'è una classe e la confonde con un ciclo ippico, con un posto dove si gioca a carte e così via, qualcuno deve dire, no? Ma se nessuno gli ha detto prima, c'è bisogno di un training prima che capisca bene dove stai, che posto è quello. E lì sta accadendo un po', è accaduto un po' questo nella scorsa legislatura, in questa.
cioè, non per colpa loro sono arrivati in Parlamento persone che non avevano esperienza prima, alle quali nessuno aveva detto che cosa significava stare in Parlamento. E quindi di qui derivano i comportamenti impropri, li definisco con un certo garbo così, i comportamenti propri che a volte vediamo in Parlamento. Esatto. Noi vorremmo adesso vedere un terzo video per il terzo tema, che appunto è Nilde Iotti e le riforme costituzionali. Questo video in particolare è molto breve, è tratto da un'intervista che Nilde Iotti ha fatto ad una trasmissione, Pronto Raffaella, che è andata in onda all'inizio degli anni Ottanta su Rai 1. E in questa trasmissione proprio affronta un tema, quello della riduzione dei parlamentari, che sarà poi anche un punto fermo per i successivi tentativi di riforma. Viene invitata nel salotto più seguito della TV. La Iotti è ormai un personaggio noto e stimato dal grande pubblico e in quell'occasione ribadisce temi ancora di stretta attualità. Si accomodi pure, le faccio strada. Ecco, gli stadio gentilmente si alzano. Grazie. Eccoli qua. Grazie. Ah, veramente, io la vedo sempre in televisione. Oh, dunque, in questi ultimi mesi lei è diventata ancora più popolare per essere la più accanita sostenitrice di una proposta per ridurre drasticamente, addirittura, se non dimezzandoli, deputati e parlamentari e senatori. Senatori. Ecco. Perché? Nel 48, quando entrò in vigore la Costituzione, non uscivamo dal fascismo, c'era la necessità di ristabilire un rapporto, un tessuto democratico con la società. Ma adesso ci sono consigli regionali che sono stati eletti nel 70, consigli provinciali, consigli comunali. Siamo cioè di fronte a una società molto più articolata, una democrazia più articolata. Allora io ritengo che il numero dei parlamentari sia davvero troppo alto. Sì, ci è arrivata una domanda dal pubblico appunto inerente alla riduzione dei parlamentari. Pensate, una domanda che dice un'altra cosa qui, dice come superare il gap di capacità politica tra i parlamentari della prima e seconda repubblica. Io vedo questa scritta qui. Sì, prima la hanno notata un'altra, ecco questa. Poi, appunto l'opinione dell'onorevole Iotti. L'opinione dell'onorevole Iotti sulla riduzione del numero dei parlamentari era, secondo lei, coerente con la riforma attuata poco tempo fa in Italia, appunto? No, si tratta di una cosa completamente diversa. Nel senso che la Presidente Iotti proponeva, come hanno proposto anche altri dopo di lei, la riduzione del numero parlamentare in un quadro di riforme costituzionali. Cioè non lasciare le cose come stanno e ridurre a metà la composizione delle assemblee, ma rivedere complessivamente il meccanismo di funzionalità del Parlamento e in questo quadro ridurre il numero parlamentare. Perché l'argomento di fondo l'ha detto Nilde Iotti, ci sono ormai molti livelli di rappresentanza, non c'è più solo il Parlamento. No? E quindi non è necessario averne tanti di parlamentari, però ci deve essere un sistema che consenta a quei parlamentari di lavorare, di funzionare. Aver ridotto il numero dei parlamentari senza rivedere il funzionamento delle Camere, io temo che produrrà degli effetti abbastanza gravi sul piano della capacità di decisione e della capacità di rappresentanza di quei parlamentari, è la mia opinione. E infatti è stata presentata una proposta di legge che spero venga esaminata, la quale appunto si cura soprattutto di rivedere complessivamente il funzionamento delle Camere per fare in modo che i 400 deputati e i 200 senatori possano effettivamente lavorare nell'interesse del Paese, altrimenti non riescono, francamente. Il meccanismo rischia di incepparsi gravemente. Posso rispondere a un'altra domanda? Sì, esatto, sì, che la vediamo adesso. Impressione. Sì. Ma guardi, Anna, non è che c'è una ricetta, bisogna imparare, devono imparare, molti l'hanno fatto, sia più chiaro, molti di questi proprio l'hanno fatto e così via. Io ricordo questo, se volete, per spiegarmi. Nella scorsa legislatura sono venuti a trovarmi più di una volta alcuni parlamentari, alcuni deputati di un gruppo allora di opposizione, e mi hanno chiesto una volta, ma a noi che cosa manca? Io mi sono permesso di rispondere con una frase che forse è un po' retorica, ma è sicuro che è vera. Scusate.
ho detto vi manca di conoscere il dolore delle persone. Che cosa voglio dire? Quando il parlamentare è eletto attraverso una campagna elettorale di contatto con le persone e poi durante la legislatura torna costantemente, almeno un'altra settimana, nel collegio elettorale, discute con le persone, parla, le assicuro che il parlamentare è considerato una persona come il confessore al quale parli dei tuoi problemi. Non perché tu pretendi che quello lì ti risolva i tuoi problemi, ma perché deve avere un fatto di solidarietà umana, di rapporto umano. Ecco, se sei eletto in modo meccanico, come è capitato, perché sei al primo posto piuttosto che al quindicesimo, perché così, non perché qualcuno ti ha stimato, ti ha apprezzato e così via, perché si seguace del capo piuttosto che rappresentare gli interessi reali dei cittadini, beh, a quel punto si spezza qualcosa, no? Tu non rappresenti più il cittadino, rappresenti il tuo capo. E in alcuni casi questo è accaduto, devo dire. E questo è un altro degli elementi che fa sì che tu in Parlamento hai delle difficoltà a rappresentare i bisogni dei cittadini perché non li conosci. Non conosci i cittadini, non conosci i loro bisogni. Ecco, quindi credo che una legge elettorale seria che riporti il parlamentare nella società come prodotto ed espressione della società, non come prodotto l'espressione dei gruppi dirigenti dei partiti, e questo è già un fatto importante. Poi credo che, vede, le classi dirigenti hanno una funzione che è quella di trasmettere i comportamenti e i valori. I comportamenti e i valori. Quindi i primi a cambiare devono essere davvero chi ha funzioni di direzione politica e di direzione sui mezzi di comunicazione e così via. Quello è molto importante. Perché se tu tieni un certo tipo di comportamento, vi assicuro che poi anche gli altri esponenti, come dire, meno impegnati nella direzione della vita parlamentare, capiscono il comportamento giusto è quello lì. Ecco, io sento dire a volte parlare di ci vogliono le scuole di partito. Non lo so, in realtà le scuole di partito davano nozioni. La vera scuola di partito è guardare il comportamento dei dirigenti, il rispetto reciproco che c'era, anche tra avversari, che c'era. Vi racconto un aneddoto per spiegare questa cosa. Uno dei primi giorni di vita parlamentare, era appena stata eletta Nilde Iotti, io ero seduto vicino a un parlamentare pugliese che si chiamava Tommaso Siccolo, adesso non c'è più, il quale era un uomo abbastanza robusto, come dire, un po' focoso. Ogni volta che parlavo un democristiano gli urlava contro, parlavo mi sì o non vi dico che succedeva, e a un certo punto io cercavo di trattenerlo, ma essendo il doppio di me era una curazione di buona volontà, diciamo, dimostravo di avere buona volontà e rispetto delle istituzioni anche di questo. A un certo punto il segretario d'aula, che è quello che nei gruppi dirige il lavoro del gruppo parlamentare nell'aula, si avvicinò e gli disse: guarda Siccolo, qui stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi. Allora, quando finisce la seduta, tu vai da quei due, avrai insultato due esponenti del movimento sociale, vai da quei due, gli offri un aperitivo e la chiudete lì. E allora si obbediva, Siccolo fece quello che gli aveva suggerito il segretario d'aula. Ecco, qui stiamo per parlare con quelli che non la pensano come noi, è una formidabile lezione di democrazia. Il Parlamento è un luogo dove non tutti la pensano allo stesso modo, né devono pensare allo stesso modo, altrimenti che bisogno c'è nel Parlamento. Esatto. Il Parlamento è un luogo dove sono quelli che la pensano diversamente e discutono tra di loro al fine di trovare un punto di soluzione, no? Dalla complessità al disordine tira fuori un ordine, cioè una regola. Però per fare questo devi parlare con l'avversario. Non so se è chiaro. Non devi parlare soltanto con i tuoi. Perché non è che l'avversario può avere ragione e tu puoi avere torto. E devi stare a capire che un altro passaggio del discorso che fece Nilde Iotti, non so se l'avete, all'insediamento, disse: ho capito che fare politica significa capire le ragioni degli altri. Questo è fondamentale, guardate, è fondamentale. Ma anche nel rapporto vostro, con i vostri amici, i vostri colleghi, prima di litigare, cercate di capire cosa vuole quello lì. Magari ha ragione, perché non è possibile che io abbia sempre ragione e quello abbia sempre torto. Come dire, statisticamente è possibile. E quindi il problema del confronto è essenziale. Però se c'è qualcuno che parla con l'avversario, viene accusato di, si usa questo termine, inciuccio, no? Un imbroglio. No. Il Parlamento lo sta per parlare con quelle che la pensano diversamente da me. Può darsi che abbia ragione e costruiamo una soluzione. Che il problema non è un game, non è un game di una partita di calcio, vediamo chi vince, no, vediamo chi fa la soluzione migliore, che risponde meglio all'interesse del paese. La politica non è come dire, un terreno di gioco,
è un terreno in cui ti confronti per una soluzione che risponde non ai tuoi interessi, ma agli interessi della comunità, interpretati in quel momento da te perché i cittadini ti hanno detto con la maggioranza, non so se è chiaro. Ecco, però devi capire che l'essenza della la politica è della, la relazione umana con l'altro, che è fondata sul rispetto. Poi il confronto arricchisce anche, nel senso. Prego? Il confronto arricchisce anche di solito. Assolutamente, cioè... ma ti fa capire un sacco di cose, no? Perché il confronto ti fa capire, ti apre la testa innanzitutto, alle idee diverse, e ti costringe a rafforzare i propri convincimenti, perché molto spesso rifiuta il confronto, sa chi? Chi non è convinto, non ha la forza per sostenere le proprie idee, che magari ha dei pregiudizi, e non riesce, e perciò, avendo dei pregiudizi, non riesce a trovare un argomento razionale per sostenere le proprie posizioni. Il confronto, certamente. L'altro, ricordate questa cosa, che l'altro è un bene per noi. L'altro è un bene per noi, per fortuna che c'è, perché è un altro punto di vista sul mondo, è un altro punto di vista sulla vita, e noi possiamo servire all'altro e l'altro può servire a noi. Questa è una logica e una regola anche della politica, non solo della vita. Abbiamo anche un'altra domanda, e mi piacerebbe conoscere qual era il rapporto di Nilde Iotti con il Partito Comunista Russo, per ritornare un attimo al, sì, sì. al concetto di prima. Per quello che io ricordo e so, non era particolarmente, come dire, fluido il rapporto, comprendeva i limiti di quel partito, il pregio anche di riunificare un partito che era un paese che era schiacciato dallo schiavismo degli zar, eccetera, quindi la storia, e però, come dire, teneva conto anche dei lutti di quel partito, quindi non è che non lo considerava il suo partito. Infatti, tra l'altro, c'è un punto di fondo che Partito Comunista Italiano, cioè italiani, Gramsci, non viene per capirci, insomma, Gramsci, non Stalin. Sì, era un po' diverso, questa, anche. Era un po' diverso, era questa la, come dire, la grammatica che seguivamo. Sì. Livia Turco, in un articolo pubblicato su Sole 24 Ore il 19 giugno 2019, afferma sul percorso della Iotti come Presidente della Camera: il suo cimento è stato quello di far vivere i valori della Costituzione attraverso la messa in campo di un'azione riformatrice, per rendere il Parlamento e le istituzioni capaci di svolgere quella funzione centrale di rappresentanza, di guida, di indirizzo e di governo necessaria al Paese. Secondo lei, è riuscita la Iotti, attraverso le sue riforme e il suo impegno, a rendere il Parlamento e le istituzioni un punto fermo della vita politica del Paese? Beh, Nilde Iotti si muoveva in un'epoca completamente diversa dalla nostra, no? E certamente lei ha contribuito in qualche modo, non è che è riuscita a risolvere tutti quanti i problemi, ma ha contribuito, perché vede, in politica anche impegnarsi seriamente, indipendentemente dal risultato, dà i suoi effetti. Non so se vi conoscete il discorso che fece Roosevelt a Parigi nel 1911, Il guerriero nella polvere. Andatelo a trovare su Google, guardate, non voglio stare ripeto. Cioè, lui dice lì: io apprezzo non chi vince, ma chi combatte, chi si impegna, che magari fa errori, però si impegna, lotta, cerca di conquistare i traguardi. È un discorso straordinario, guardate. Quello che è il volto coperto di polvere, perché? Perché ha combattuto, perché è caduto. E poi si è rialzato. Ecco, quindi in politica il problema, certo, se vincere è meglio che perdere, non c'è dubbio, però giudicate le persone da come combattono, da come si impegnano, dai valori che hanno, no? Dai valori che hanno. Se cercano valori che tengono insieme il paese, non lo lasciano, e combattono per quei valori, quelle sono persone che meritano stima, fiducia e così via. Se lacerano il paese, no. Perché la politica è il compito di unificare, non di dividere. Per dividere bastano dei cialtroni qualsiasi, voglio dire, non c'è bisogno di politica. C'è un'altra domanda. Buonasera Presidente, cosa ha rappresentato Nilde Iotti per le donne italiane? Ma io penso, bisogna chiedere una donna soprattutto, ma per quello che io posso capire, innanzitutto il fatto che sia stata la prima donna eletta alla presidenza della Camera, è stato un segno totalmente di particolare importanza per la storia delle donne. L'impegno che lei ha avuto su tanti temi sociali di cui ho parlato all'inizio
è stato un altro segno positivo. Il fatto che lei ha mantenuto la sua dignità e la sua forza all'interno di un partito che certamente non l'aveva vista bene, diciamo, e che dopo la morte di Togliatti pensava che si sarebbe messa da parte, ma tutto questo ha dato forza al movimento. E guardate, lei stava molto attenta, poi ve lo diranno, credo che voi avete una deputata che è stata molto amica di Degliotti, la Elena Montecchi a Degliotti stava molto attenta anche al modo in cui si vestivano. Si erano vestiti con eleganza, non con lusso, ma con sobria eleganza, diciamo così, no? Non vi trascurate, era questa. Non dimenticate che siete donne. Noi scherzando diciamo tra di noi che sono le donne e le uome. Le uome sono quelle che cercavano di imitare i comportamenti maschili. Le donne erano un'altra cosa, insomma, no? E quindi lei invitava sempre ad essere a posto. Ammirava una collega se aveva di qualunque parte politica, se era curata, se si era rispettata. Ecco. Quello era un modo di una donna per rispettare se stessa. E lei questa cosa lo sottolineava sempre. Quindi è stato non soltanto un punto di riferimento come dire, come indirizzo politico, ma anche come rappresentanza di un certo ruolo, un certo modo di essere nella società. Mi ricordo sempre il cardinale Martini, durante un dibattito che facevo moltissimi anni fa, disse, vede, cioè le donne hanno un altro sguardo sul mondo, diverso dagli uomini. Ebbene, la Iotti era quella che valorizzava l'altro sguardo sul mondo, lo sguardo delle donne. Va bene. Noi avevamo finito con le nostre domande, le volevamo chiedere, c'è una domanda che non l'abbiamo fatto a cui lei vorrebbe rispondere? Ma mettete in difficoltà, mi pare di no, siete bravi, avete toccato i temi. Se voi magari vi mettete qualche domanda vi do il mio indirizzo email, se non ve l'ho già dato, potete mandarmi o vi rispondo, ce l'avete? Il nostro indirizzo email? Il mio indirizzo email. Va bene, cioè, E ve lo mando così, se avete da farmi delle domande cerco di rispondermi. Il mio indirizzo è L, come Luciano, punto violante, sì. chiocciola camera.it. Ok, grazie mille. Non il quarto d'ora dopo, nell'arco di una settimana rispondo però. Sì, certo, sicuro. No, poi a me aveva colpito molto anche l'emozione quando Nilde Degliotti aveva, nel discorso di insediamento, quando ha detto sono molto emozionata di essere la prima presidente della Camera, e poi l'applauso, cioè lì mi sono emozionata anch'io, nel senso. Cioè, perché per voi è abbastanza normale, naturalmente, una donna, un uomo che dirige, fa il sindaco, fa l'amministratore. Sì. Cioè, sì. Allora era una novità importante, era una scelta che aveva fatto il Partito Comunista di candidarla, una scelta sua che aveva accettato pur sapendo le difficoltà di quel compito, specie per una donna che per la prima volta saliva su quella responsabilità, e io credo che questo sia la cosa più importante. Vedo c'è un erede degli Iotti nella politica oggi. Non so rispondere, mi pare di no, ma non per colpa, perché vedo che insomma è un'altra fase. Gli eredi ci sono quando c'è una continuità, come ho accennato prima, ci sono successori, non ci sono eredi, cioè chi è venuto dopo, ma non chi ha incamerato i valori della generazione precedente. Allora, se non ci sono più domande, allora noi abbiamo terminato qui. Noi la ringraziamo, Presidente, da parte di tutto l'Istituto Blaise Pascal per la sua presenza e per la sua disponibilità in questa diretta. Eravamo molto emozionati, come si è potuto vedere, ma anche molto entusiasti per la realizzazione di questo progetto e per l'opportunità che ci ha dato. Grazie anche a tutti voi spettatori che avete deciso di restare con noi durante questa diretta. Noi ricordiamo che il prossimo appuntamento di A Tu per Tu con la Storia sarà venerdì prossimo, 5 febbraio 2021, con la storica Anna Tonelli, docente presso l'Università di Urbino. Grazie a tutti e ciao. Volevo ringraziare voi
Il sì. Preside e il professore che mi ha contattato. Adesso, e tante cose per voi. Casomai li facciamo anche entrare per salutarla. Come vuole. Grazie mille, Presidente. È stato veramente un bellissimo momento. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro a voi. Arrivederci. Grazie, Presidente. Arrivederci. Arrivederci. Buon lavoro. Arrivederci. Grazie a tutti quanti voi. Arrivederci. 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 Arrivederci.